al famoso Made in Italy. Noi esportiamo soprattutto olio, vino e pasta. Aspetta, in particolare. Ah. Mi hai chiesti che cosa sono quelle enormi scatole di ferro che viaggiano sulle nostre strade? Nell'era della globalizzazione circa il 90% degli scambi commerciali avviene attraverso i container, quelle enormi scatole di metallo che sono diventate lo standard del commercio internazionale. Vestiti, giocattoli, nuove tecnologie. La maggior parte di quello che utilizziamo tutti i giorni viaggia attraverso i container. Contenitori che passano la maggior parte della loro vita lavorativa in viaggio sulle navi o in porto, in attesa di ripartire per una nuova destinazione. Il porto di Genova è uno dei più grandi ed efficienti del Mediterraneo, capace di movimentare ogni anno circa 1,5 milioni di container, gestire il flusso di oltre 7.000 navi e collegare la nostra città con quasi 300 porti sparsi per tutto il mondo. Muovere questi 4.000 container ogni giorno e far sì che tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto delle normative internazionali, il porto di Genova ha bisogno di molte figure professionali diverse. Agenti marittimi, capitaneria di porto, piloti, gruisti, servizi logistici, comandanti e ufficiali delle navi. Queste persone operano in maniera autonoma, ma perfettamente sincronizzate le une con le altre, integrate in un sistema molto complesso e ben oliato. Come abbiamo visto, noi sì importiamo molti prodotti, ma ne esportiamo altrettanti. È il famoso Made in Italy. In particolare sono i prodotti alimentari come olio, vino e pasta che lasciano in continuazione il nostro porto verso le destinazioni più lontane. Ad esempio, noi esportiamo, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti, il nostro pesto alla genovese. Il viaggio di questa unica salsa inizia dalla fabbrica dove viene prodotto e scatolato per arrivare fino alle tavole dei ristoranti di New York e Pechino. Coloro che si occupano della gestione di questo complesso viaggio sono gli agenti marittimi, gli spedizionieri e i broker, che seguono il percorso del container passo per passo. Vediamo cosa succede quando la nave su cui l'agente marittimo ha prenotato il posto container arriva al porto di Genova per caricare il suo contenitore. Innanzitutto la nave deve essere controllata dalla capitaneria, che verifica se questa ha i permessi necessari per poter entrare in sicurezza nel nostro porto. Una volta espletati questi adempimenti burocratici, si attiva il primo dei tre servizi tecnico-nautici, il pilota. Questo raggiunge la nave a bordo della pilotina per affiancare il comandante durante la fase di ormeggio.
rapido, tira. Vea la D da pilotina. La manovra necessita del secondo servizio tecnico nautico che opera nel porto, cioè i rimorchiatori, potenti mezzi che spingono e spostano queste enormi navi porta container ad ogni ora del giorno e della notte fino ad avvicinarle alla banchina. Il cavo spray sta andando in forza, il cavo appena messo a terra. Sì, eccolo lì. Insomma, qua deve essere bravo il bordo a virare il cavo quanto basta, perché poi sono il rischio è che con questo vento, se non si coordina bene col lavoro dei rimorchiatori, poi i cavi strappino. Insomma. Qui entra in gioco il terzo servizio tecnico nautico, gli ormeggiatori, che in sinergia col pilota, il comandante della nave e i rimorchiatori, legano e assicurano a terra la nave, predisponendola per una lavorazione sicura ed efficiente. Quindi in questa fase gli ormeggiatori praticamente sono al centro della nave, con lo spring voltato a bordo, con il cavo spring. Rallenta la spinta, mezza forza, Messico. E i rimorchiatori, sempre coordinati dal pilota, stanno comunque trainando la nave verso la banchina e il rimorchiatore esterno sta sempre spingendo. A questo punto la nave è pronta per essere lavorata. I container infatti devono essere caricati a bordo. Perfetto, ottimo, poi 3.00 ci sentiamo tra l'altro. Le gigantesche gru Paceco caricano e scaricano i diversi contenitori in arrivo o in partenza, e tra questi c'è anche il nostro pesto. Per movimentare a terra i container entrano in gioco ralle, stacker, semoventi e gru, coordinati dalla control room attraverso moderni sistemi di comunicazione. Per le merci in arrivo, dopo i controlli doganali, si aprono le strade della distribuzione via terra, mentre per le merci da esportare, da qua inizia il viaggio. È incredibile quanto lavoro sia necessario per far funzionare il porto di Genova, che grazie a tutti i suoi lavoratori è un nodo fondamentale per il movimento di merci e persone nel Mediterraneo.